Eccoci. Stasera proverò a entrare nel labirinto della rete attraverso una serie di frasi chiave che negli anni mi hanno, non so bene se dire guidato o forse semplicemente stimolato. La prima, che dovrei riuscire a lanciare, no, sono andato avanti. È questa. La prima è, per chi conosce il web da tecnico, è una sorta di frase biblica, toraica, direi. La tecnologia non è né buona né cattiva, ma neanche neutrale, che è appunto la prima legge della tecnologia di Melvin Kranzberg, storico. Forse uno dei primi che ha studiato la storia della tecnologia. Questa frase c'è già tutto. La potenza dei motori di ricerca e dei social network è sempre lì a suggerirci, beh, noi non prendiamo posizione, noi non siamo responsabili di quello che si scrive. E entro certi limiti, molto labili, permettiamo che tutto ci attraversi. Oppure i motori di ricerca, noi indicizziamo, noi rassettiamo, organizziamo quello che c'è. Poi quello che c'è non dipende da noi. Ecco, questa è la prima grande bugia, che questa frase risale a molto prima di Google o di Facebook. Ecco, la grande bugia che viene smontata da questa asserzione. Non è neutrale, mai. C'è una scelta, sempre. Come vuoi organizzare i tuoi profitti? Come vuoi organizzare la tua piattaforma? Verso che direzione si dirige il tuo algoritmo? Quindi c'è una scelta politica, economica, legata a tenere l'utente il più possibile ancorato alla tua piattaforma. L'algoritmo che scegli, scegli. Non è che l'algoritmo ti sceglie, non è un'entità. L'algoritmo che sceglie e imponi predilige ciò che crea movimento. Ciò che diventa virale, l'algoritmo lo premia, i like, la parola sempre ricercata, lo premia. Non è programmato per essere crudele l'algoritmo. L'algoritmo non è buono né cattivo. L'algoritmo non è neutrale perché decide di premiare la quantità indipendentemente dalla qualità. E a quel punto accade questo. Quando gli utenti sono arrabbiati, consumano e condividono più contenuti. Se rimangono calmi e imparziali, hanno relativamente poco valore per Facebook, che fa di tutto per attivare il cervello rettile. Roger McNamee è stato uno dei primi investitori in Facebook. Interessantissimo questo. Cioè, se non sei arrabbiato, non mi stai tutto il tempo attaccato al telefono. Se non sei un po' incazzato, non mi scrivi 50 messaggi. Se hai una posizione, diciamo, imparziale, quindi vuoi capire come stanno le cose, devi prenderti del tempo, non mi viralizzi. E quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa strana. Io, per cercare di capirla, ho provato a compararla al mercato delle auto. Perché più dell'80% delle auto sul mercato italiano supera i 200 all'ora? Su nessuna strada si può andare a 200 all'ora. Perché? In realtà c'è un margine di tolleranza, cioè probabilmente chi produce auto, non solo in Italia, questo nel mondo, su nessuna strada si può andare a 200 all'ora. Nessuna. Ma forse in Germania non ci sono limiti, la storia che mi viene raccontata perché si autodisciplinano, ma certamente non invitano ad andare a queste velocità. Ma perché fai i motori così potenti?
fai motori così potenti perché sai che c'è la possibilità che qualcuno poi utilizzi il motore su quei giri. Fatto è che però le leggi sono altre. Invece in questo caso è come se le aziende dicessero: ok, qui puoi andare senza limiti, vuoi insultare, vuoi bullizzare, vuoi condividere merda, vuoi, vai, vai, lo puoi fare, è quello che voglio che tu faccia. Non solo, ma mentre tu puoi costruire pure una macchina che va a 300 in autostrada, oltre un tot non puoi andare. In questo caso invece le leggi ti dicono che non puoi insultare, che non puoi violare privacy, che non puoi, eccetto nel mondo del web, dove sì, certo, c'è qualcuno che ogni tanto viene bannato o ogni tanto riceve, diciamo, un processo per diffamazione, ma sostanzialmente, come sapete, se avete un account, la possibilità di insulto è perenne e totale. Totale. Ciò che ci sono voluti secoli di battaglia per impedire che il linguaggio giornalistico e pubblico finisse dell'insulto, della violenza, del sarcasmo carico di pregiudizi, finito in un attimo. Sui social lo puoi fare. È un discorso non nuovo, immagino, lo sentiamo di continuo, quello che i social stanno costruendo, cioè hanno permesso una trasformazione del linguaggio e una deformazione della comunicazione in una velocità infinitesimale. Ovviamente non è solo così e soprattutto non è sempre andata così. C'è una frase, c'è un pensiero che usa qui Bifo, no? Innumerevoli tempeste di merda sommandosi hanno trasformato l'infosfera globale in uno tsunami di merda che ha disattivato l'universalismo della ragione, ridotto la sensibilità e distrutto i fondamenti del comportamento etico. Il risentimento identitario ha sostituito la solidarietà sociale e la cultura dell'appartenenza ha sostituito la ragione universale. Questo accade perché? Perché a un certo punto autentico diventa la violenza. Un discorso che faccio sempre, ma ci tengo molto a condividere questo pensiero. Se io sono corretto, educato, sono percepito falso, un po' paraculo, un po' venduto. Perché sei così calmo? Se invece sono violento, sarcastico, d'impatto, aggressivo, però sei uno che magari non ti condivido, però dice la sua, sei uno forte, sei uno. Ci parla al pane, viene al vino, no? Si usano sempre questi rituali. Questo è dovuto anche a un principio molto chiaro. Io credo solo a chi difende un interesse. È il dramma delle sinistre mondiali. L'Italia è solo l'ultima di questa crisi. E cioè, se io ho la mia vita, e sottolineo, le mie contraddizioni, quindi non sono un essere perfetto, anzi, sono un essere con delle contraddizioni, delle ipocrisie, degli errori. Ma urlo e dico, voglio fare grana, che mi fanno schifo le persone diverse da me, che in qualche modo mi sento invaso, derubato. Io ti credo. Se invece io ho le stesse contraddizioni, le stesse ipocrisie, le stesse debolezze, e inizio a dire: ma io oltre che guadagnare, o comunque vorrei che le cose cambiassero, vorrei che la società migliorasse, vorrei che le persone intorno a me potessero avere il diritto alla felicità. Ma che ipocrita infame! Ma cosa stai nascondendo? Quanta grana vuoi fare? È subito visto con sospetto. Qualsiasi pensiero solidale è come se nascondesse un interesse, una cospirazione e necessitasse di essere smascherato. Ecco per cui a un certo punto iniziano a polarizzarsi le posizioni e ad avere la percezione che gli shitstorm, le tempeste di merda che hanno completamente cambiato la politica. Bloomberg, sindaco all'epoca di New York qualche anno fa,
A un certo punto disse: potete giudicarmi dopo che ho fatto la mia scelta politica, non solo quando l'annuncio? Perché io faccio un annuncio, ricevo la shitstorm, dovrei tornare indietro quel progetto per la shitstorm. No, fatemelo realizzare e poi si valuta. Caro Bloomberg, la tua età ti impedisce, forse, di guardare a un punto fondamentale della questione. Non c'è più tempo. Non c'è tempo. Il tempo appartiene probabilmente alle generazioni precedenti, in parte. Per cui i politici più giovani, stupidamente aveva ragione Bloomberg ovviamente, in quel caso, dicevano non possiamo realizzare questo piano su Downtown al Manhattan perché abbiamo ricevuto 1 milione di tweet contro. E allora, sua risposta, vediamo se queste persone rimarranno deluse o invece cambieranno idea, era il suo pensiero. Ma in una dimensione attuale conta solo il presente. Ma perché tutto quest'odio? Questa è una frase di un formatore, Lewis, che tengo sempre presente. Se non state pagando qualcosa, questo vale per tutto, eh? Non siete un cliente, siete il prodotto che stanno vendendo. Qui c'è un punto veramente interessante. Quando compriamo l'acqua, ma non l'acqua minerale, intendo, l'acqua di casa, le bollette, mica il fornitore di acqua, l'azienda, sa noi se ci facciamo la doccia o la vasca, o ci facciamo un bagno o quell'acqua la usiamo per ghiacciare i cocktail. Sì, certo, si può fare un'idea, magari un consumo più elevato fa pensare alla vasca piuttosto che la doccia, ma non è quello l'obiettivo dell'azienda, anzi, è impossibilitato a capire. Uguale. Energia elettrica. Mica sai se hai caricato 100 cellulari o quanti televisori, più o meno puoi fare, ma non è quello. Infatti paghi, compri, ricevi l'erogazione. Col web no, con i social network no, non paghi. Entri. Perché? Perché ti viene dato tutto gratis? Non è gratis proprio niente. Stai dando la cosa più preziosa che hai. La tua vita, le tue informazioni, i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue contraddizioni, i tuoi vizi, le tue passioni, gliele stai dando all'istante e per comodità. Poi magari tra voi c'è chi, e vi prego dopo di dirmelo, si legge le 60 pagine che ogni società ti vuole far leggere quando metti sì, accetto, accetto, accetto la privacy, no? Chi si è letto quelle 60 pagine, non esiste. No. Gli stai vendendo la vita, gli stai vendendo completamente la vita. Sei tu il prodotto, gratis? No, in cambio della possibilità di accedere a una cosa molto interessante, è una cosa in realtà magnifica, poter connettere le persone, i social network sono un passo storico magnifico, puoi comunicare. Postare, conoscere, indipendentemente, non entro in giudizio, anche raccontare se stessi. Il selfie non l'ho mai considerato un atto barbarico. Persino i selfie, quando si fanno in situazioni drammatiche, rivolta in Ucraina, c'erano le persone che si facevano i selfie vicino alle macchine bruciate, un pezzo di mondo era indignato. Ma è difficile rimanere indignati quando sai perché quel gesto è fatto. Perché se io faccio la foto e la posto e la faccio vedere alle persone, oggi, che non è come un tempo, quella foto è irreale, cioè che me ne frega, quella foto la vedo già. E se vedo te in quel luogo, che mi interessa perché il mio amico è stato lì e quindi ti credo. Quindi io il selfie me lo faccio perché ho una narrazione diversa. Questo era un inciso per dire che non c'è nulla di immorale nei social network, ma di come vengono usati i nostri dati e la nostra presenza è incredibile quanto poco se ne parli. È incredibile. E una delle suggestioni più grandi che ha portato masse, miliardi di persone a entrare immediatamente nei social network, sapete cosa è stata? È stata la schermata, il template, no? Dicevo, come? La schermata? Sì, la schermata ha cambiato tutto. MySpace, forse qualcuno se lo ricorderà, io ero entrato in MySpace ormai ho 13 anni fa, quant'è?
Ma io spesso avevo il primo social network, che è un successo enorme, avevo un problema. Non sono tutti concordi con quello che sto dicendo, ma diciamo, io ne sono molto persuaso, e cioè le pagine erano diverse. Avevi la pagina di Beyoncé, bellissima, perché comprava i banner, te la potevi costruire, no? E la pagina dell'utente aveva un bannerino, tutta scarna, un po' sfiga, e quindi immediatamente c'era una differenza. I grandi è come se fosse tutto rimasto allo stesso livello del sito. MySpace ti permetteva, cosa fondamentale, di costruire il tuo sito con poco. È complicato. Soldi, grafica, impegno. Un sito è complicato. I social arrivano e ti risolvono in poco tempo. D'altronde noi mettiamo sempre ok a tutto, ok cookie, ok tutto, perché non abbiamo tempo. Ci sta risolvendo un'esigenza in poco tempo. Quindi io dico sì. E ugualmente, MySpace ti permetteva di costruire la tua pagina in poco tempo. Facebook capisce qualcosa. Qualcosa che loro non avevano intuito. Se la pagina del presidente degli Stati Uniti, se la pagina del Papa, se la pagina di Scarlett Johansson è identica alla tua, le cose iniziano a cambiare. Il mondo sta facendo un giro. E così, quello che oggi ci sembra normale, la pagina di Instagram sono tutti uguali, fu una rivoluzione immensa. La stessa pagina, il mondo non era così. Tu avevi la pagina della NASA bellissima e la pagina del ragazzino bloggettaro fatta male. Hai una piattaforma dove tutto è uguale. E anche i contenuti iniziano ad essere uguali. Quindi il posto della NASA è identico al posto dei terrapiattisti. Inizia a esserci una eguaglianza terrificante, perché non è nei diritti, ovviamente, ma addirittura nei contenuti e nella comunicazione. Liner, che è un informatico, uno sviluppatore, inizia a dire questo. Però ho notato che da quando i social media sono decollati, gli stronzi hanno sempre più voce in capitolo. E qui c'è un racconto che volevo fare. Cerco di essere veloce, che è incredibile. Se in internet cercate la sindrome di Morgellons, non so se è così, o Morgellons, non so bene se lo pronuncio bene, vi appariranno migliaia di risultati. E questi risultati parlano di una malattia dermatologica per cui la pelle inizia a sfaldarsi e si sfalda perché sotto pelle hai dei vermetti. Vi sarà apparso, se ci fate caso, migliaia di volte qualcosa tipo un'immagine con questi vermetti sotto pelle. Bene, questa malattia non esiste. Non esiste. Non esiste. Però vedrete anche dei video su YouTube dove questo gratta e ci sono dei vermetti, vi assicuro. Istituto Superiore di Sanità americano fa una lunghissima indagine, ci sono madri che dicono: ma perché? Il nome stesso è dato da una mamma che aveva sto bambino con questa patologia. E quindi dice: ma perché? Ma perché? Ma perché non ci curate? Non ci curate? Non era vero niente, quelli non sono vermi, sono o filamenti di pelle o addirittura sono pezzi di stoffa, fili, degli abiti che rimangono in queste ferite che spesso si fanno le persone che, e qui c'è la patologia che viene invece raccontata, dei parassiti immaginari, che tra l'altro è una patologia, ahimè, molto diffusa in chi fa uso di sostanze stupefacenti, soprattutto la metanfetamina. Hai sempre la sensazione di avere sti vermi sotto pelle, te lo genera la droga però, ti gratti, in realtà quei filamenti che vedi è carne, grasso, peli, e pensi che siano vermi. Bene, il web a un certo punto ha generato questa malattia inesistente, ma per migliaia di persone non solo c'è. Ma chi lo nega ovviamente fa parte della cospirazione contro questa patologia. In tutto questo, perché non intervengono le piattaforme?
Perché non c'è un comunicato? Se Repubblica fa un articolo su questa malattia, poi scrivono i medici dicendo guardate che non è vera questa malattia, Repubblica farà un comunicato. Se ci ha molto creduto in questa cosa, il direttore dovrà prendere posizione. Se continua a crederci, dovrà chiamare degli scienziati a sostenere questa posizione e si inizia il percorso. Le piattaforme dicono: ah, noi non lo sappiamo, noi raccogliamo. Pensate che questo come in linea di principio è molto interessante. Ecco, è una società veramente libera. L'immagine è quella di un nuovo mondo, questa volta che non sottrae a nessuno, non è come il nuovo mondo americano che l'hai sottratto a chi ci stava e ci viveva. No, veramente emerge un nuovo mondo. Arrivi, come era, questo lo racconta Edward Snowden, l'ho pubblicato, me l'ha raccontato, quindi pubblicamente lui dice com'era quando io ero ragazzino il web. Una prateria. E arrivavano i libertari, arrivavano i fricchettoni. Arrivavano gli scienziati che non avevano abbastanza fondi per diffondere le loro ricerche, c'era armonia. Sì, certo, c'erano anche un po' i matti, ma c'era voglia di creare. Immaginatevi proprio questo nuovo mondo, arrivano, è così successo poi anche davvero negli Stati Uniti, arrivano queste comunità, i quaccheri, per intenderci, ma non ci sono regole. Quando non ci sono regole, vince uno spirito libertario all'inizio. E poi vince chi picchia più forte. Perché non essendoci regole, non sei protetto da chi arriva con i tirapugni, i manganelli e le pistole. E quindi vincono loro. Esattamente è andata così. A un certo punto, in questi spazi, ha vinto chi si è comprato tutto. Ha vinto chi è riuscito a imporre il proprio monopolio. E soprattutto, riguardando poi la malattia, allora non frega niente che sia vero o falso, che Morgellons sia una malattia inventata o no, non frega niente, ma importa moltissimo che ci siano persone che danno loro dati continui mentre rispondono sì, rispondono no, postano, caricano, attaccano o smentiscono. Dammi i dati, stai più tempo possibile sulle mie piattaforme, il resto non mi importa nulla. E, come dice Edward, affermare che la privacy non ci interessa perché non abbiamo nulla da nascondere è un po' come affermare che la libertà di parola non ci interessa perché non abbiamo nulla da dire, che la libertà di stampa non ci interessa perché non ci piace leggere, che la libertà di professione religiosa non ci interessa perché non crediamo in Dio, o ancora, che la libertà di riunione non ci interessa perché siamo individui pigri, asociali e agorafobici. Questo pensiero di Snowden è molto interessante. Perché mentre noi postiamo, scriviamo, lavoriamo, in fondo ci diciamo, beh, ma perché lavorare per la privacy? Io non ho niente da nascondere. Pensate che ci fu qualche anno fa, ormai credo 10, credo, forse meno. Vi ricordate una roba orrenda che fu fatta? Dicevano intercettateci tutti. Come di tanto io non ho nulla da nascondere. Se intercettano me, qual è il problema? Bene che ci intercettino così, chi vuole fare del male? Guardate che questa è un'assoluta idiozia. Accedere e distruggere la privacy, come cercherò di dimostrare, è già distrutta, significa poter rendere ognuno di noi ricattabile quando serve, sempre e in ogni momento, senza che nessuno di noi abbia fatto reato. Ognuno di voi ha detto una cazzata oggi a telefono. Ognuno di noi ha qualcosa, ha delle contraddizioni, semplici, non reato. Cose leggere che passano, ma che se io isolo, dico un commento su mia madre infelice. Mia madre dice un commento infelice su di me, in una mail. Quello stronzo di Roberto non si è fatto sentire. Se io lo leggo, così su un giornale isolato, beh, io ne sono ferito a sangue. Ma detto in un altro contesto non è niente. E soprattutto mia madre non pensa di dire nulla di grave. E pensa quindi, ma figurati, intercettatemi pure. E poi, magari con un governo che decide di non rispettare, delle regole tra l'altro ormai neanche più scritte, qualsiasi informazione su di voi è utilizzata. Qualsiasi. Edward Snowden usa un'immagine molto potente, cioè quella di immaginarvi un foglio Word
o Excel, aprite il computer e sopra c'è tutto quello che avete fatto nella vostra vita. Pensavate di essere state persone super per bene, corrette, anche che hanno seguito una linea morale. Quando vi vedete lì, il bacio dato alla moglie di un amico anni fa, che non rifareste mai, una mezza frase detta ingiusta, un ubriaco, una vomitata, no? Tutto lì, tutto scritto. Ti sembrerà di aver avuto una vita criminale. In genere ci si accorge così quando si diventa famosi. Tu pensi di essere stato anche persino noioso nella tua brittura o disciplina, e invece l'obiettivo dei tuoi concorrenti, dei tuoi nemici, è quello di trovare qualunque cosa possa servire. Attenzione, non a renderti odioso. A renderti odioso a chi ti sostiene. La delegittimazione non parla mai ai nemici, quelli già ti odiano per i tuoi ideali, per ciò che rappresenti. La delegittimazione cerca di attingere ai tuoi amici. Brandé, per esempio, dice qui del 28: il diritto a essere lasciati in pace è il più vasto dei diritti. È il più apprezzato da un popolo libero. Il valore della privacy ha una portata assai più ampia di molte libertà civili. Guardate che questo è un pensiero fondamentale. La privacy è tutto. Perché la privacy ti permette di vivere una vita piena. E piena significa sbagliare e avere contraddizioni, che non sono crimini. Che non sono crimini. Benford, che è un giornalista investigativo, lo dice chiaramente. Ora che le persone esprimono i pensieri più intimi via email, affidano cartelle cliniche o documenti finanziari alla rete e parlano di continuo al cellulare, l'agenzia è praticamente in grado, l'agenzia a cui si trattava di NSA, CIA, è praticamente in grado di entrare loro nella mente oggi molto più che negli anni 70. Perché io, se ho il cellulare, oppure se ho la possibilità di accedere al tuo computer, io ho la possibilità di accedere alla tua mente. Il controllo totale, questo l'ha raccontato Greenwald, che ha ascoltato per primo Snowden, il controllo totale non ci ha protetto dal terrorismo. Il Patriot Act, che è stato il corpo di leggi fatte subito dopo l'11 settembre è stato utilizzato per il 2% sul terrorismo, poi per un pezzo sul narcotraffico, e quindi perché non fare leggi sul narcotraffico? Ma di contro ha blindato la possibilità di dissenso, ha permesso un controllo totale sulle persone in nome della sicurezza. Non è vero che un controllo totale ci salva dagli attentati, non è vero nulla. Non hanno sventato l'attentato alla Maratona di Boston, e tutti gli attentati sventati era perché c'erano degli informatori. Non è vero che un controllo indiscriminato ti porta alla protezione, è falso. Al contrario, disperde energie e serve per controllo politico, quello sì. Avere informazioni, poterle usare e manipolare. Tutto questo lo permettiamo da anni. Anzi, ci sono pure simpatici quelli che lo fanno. Questa è la cosa incredibile. E dicevo prima sulla questione dello sbagliare, cosa in cui credo molto, e cioè mi capita di leggere un testo di Joe Bowler, che è un testo che racconta sostanzialmente sul perché alcune culture sono più inclini al pensiero matematico e altre no. Molte risposte sono state date anche genetiche riguardo il linguaggio, i popoli asiatici, parlo Cina, Vietnam, Cambogia, inclini alle scienze matematiche per struttura cognitiva, molte risposte. Lui, devo dire, spazza via tutto e dice bugie. In realtà è il metodo di insegnamento. L'insegnante, diciamo, delle scuole, io definirei ideali, non credo che siano tutte le scuole, ma potrei sbagliarmi, cinesi. Quando il bambino sbaglia, lo premia. Quando il bambino fa bene un calcolo, non c'è nessuna parola perché è soddisfatto da solo per il risultato. Ogni volta che si sbaglia, il bambino è premiato e riceve buoni voti. Perché sbagliando si sta mettendo alla prova.
si sta migliorando, si sta trasformando. Se non sbaglia, e si ha paura di sbagliare, rimane il suo amaro. Soprattutto quando si ha a che fare con l'aritmetica e con l'algebra. No, non mi interessa più, via. Non posso fare una cosa a metà, come spesso succede con le discipline umanistiche. È uguale quello che succede oggi quando la nostra privacy è completamente violata. Se io so di essere osservato 24 ore, io non sono più me stesso. Beh, migliori, potrebbe dire qualcuno, in alcuni casi, in molti altri no. Non sbaglio e quindi non comprendo me, quello che veramente voglio dalla mia vita, dai sentimenti. Non vivo le mie contraddizioni, non miglioro e soprattutto cerco di essere simile agli altri, simile all'algoritmo. Perché cerco di compiacerlo, compiacere gli altri, perché così non sarò giudicato male. Questo significa essere osservati. Noi abbiamo il diritto all'errore, il diritto al vizio, il diritto alla contraddizione. E quello che, guardate come è chiaro, vi sarà, non vi sarà sfuggito. Se tu hai a destra un politico che ha evaso, un politico che è stato violento, un politico che si è seduto al tavolo dei mafiosi, un politico che si fotografa con neonazisti, un politico che insulta. Il suo elettorato, quel mondo, non ha alcun problema. Dall'altra parte, qualunque cosa, qualunque contraddizione metterà in crisi l'intero sistema dei suoi valori. Carola Rackete ha il padre che lavora. Non è una spia, ma che lavora con l'impresa, con la difesa tedesca, questo è un'imperdonabile contraddizione. Probabilmente anche per una parte dei suoi sostenitori. Allora, a un certo punto accade che nel mondo del web ogni cosa che facciamo ora dura per sempre. Non perché vogliamo ricordarla, ma perché non ci è permesso dimenticarla. Il web non dà un elemento fondamentale per sopravvivere, il diritto all'oblio. Se noi ci ricordassimo sempre di tutti gli errori che abbiamo fatto, anche degli amori, delle passioni, il nostro stomaco sarebbe perennemente piegato. Ricordarsi perennemente delle cose belle, ricordarsi perennemente delle cose brutte. Il diritto all'oblio è necessario, sempre. Il web non lo permette, è perché siamo neutrali, ti rispondono. Eh no, noi siamo neutrali, se tu carichi una cosa poi. Beh, se non c'è un omicidio poi balle, perché tutti, per esempio, gli omicidi nei narcotrafficanti, squartamenti, decapitazioni, le ho tutte trovate online, poi dopo un po' li tolgono. C'è anche un dibattito interessante, ma perché li dobbiamo togliere, così è una prova evidente della loro violenza, qui si entra in un altro ambito, ma qui è il centro della questione. Il diritto all'oblio. A Snowden glielo chiedo subito, dritto. Dico, senti, quindi qual è la strategia? E gli dico anche, guarda che gira online, quando tu ragazzino scrivevi delle cose terribili mentre giocavi con i videogame. Cioè Snowden, ragazzino, ventenne, scrive, quindi neanche tanto piccolo, ventenne, scrive, bisogna dare fuoco alle compagnie che vendono i videogame. I videogame sono un diritto gratuito di tutti i ragazzi. Oppure scrive le cospirazioni giudaiche, che cose così. E lui dice: guarda che io potevo avere dei programmi con cui cancellavo qualsiasi frase firmata con questo mio nickname. Il web te lo permette clandestinamente di farlo. Ma non ho voluto. Perché io sono anche quel cazzone lì. Io sono anche quello. E mi confronto con quello. E quindi gli dico, ok, ma la tua risposta quindi qual è? La privacy è perduta per sempre. E quindi, fratello, noi avremo nelle prossime generazioni presidenti, CEO, intellettuali che avranno la loro vita online. La prima vomitata, il primo bacio, il primo porno che hanno fatto. La prima volta in cui ti sei menato con uno, tutta la tua vita sarà lì che neanche tu l'hai voluto, qualcuno ti ha ripreso e ti ha postato.
E quindi lui dice, probabilmente le generazioni future non avranno fastidio. Io oggi se vedo un atto intimo, vi faccio un esempio, c'era una ministra costaricana che aveva fatto un video al suo fidanzato, ma non è che era un video chissà cosa, era un video di intimità normale, parlava mezza nuda perché si stavano salutando. Qualcuno ha rubato questo video e l'ha messo online. E allora? Cioè, dov'è il problema? Beh, il problema è che se tu vedi un ministro così non gli dai più autorevolezza, la perde, perché così sono ancora le generazioni a cui appartengo anche io. Probabilmente le prossime generazioni non avranno alcun problema a relazionarsi a questo. Detto ciò, la privacy oggi per le nuove generazioni è qualcosa che non esiste. E anche per i tribunali americani, e anche per i giornalisti. Il tema che oggi anima le redazioni americane, anzi purtroppo è superato, ha animato, è questo. Se è accaduto, lo posso scrivere. È diffamazione solo se non è accaduto. Se Al Kogan è stato con la moglie del suo migliore amico, sto raccontando una storia realmente accaduta con un sito di retroscena americano che poi ha chiuso, mettono una telecamera nella casa, nella stanza d'albergo dove Al Kogan, mito assoluto per gli americani di tutte le generazioni, un wrestler, sta con la moglie del suo migliore amico. Questo video viene messo online. La risposta era iniziale, beh, ma è successo. E il dibattito si è spostato su, beh, non lo doveva fare, è un bastardo, è un ipocrita, ma lei che cosa è? No, 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 no. A me non importa che sia un errore o non un errore. Non può essere presa così un'informazione. Loro hanno il diritto, lo Stato ha il diritto di garantire gli errori e le contraddizioni, perché quella storia lì schifosa è una storia che può arrivare a minacciare ogni singolo cittadino. Ogni singolo cittadino ha delle contraddizioni, non era un reato quello. Quindi, ma il tema è se è accaduto, lo posso dire. Posso dire se è una persona omosessuale anche se lui non vuole. Questo sta accadendo. Cioè, pensare che la violazione è solo quando inventi, non quando riporti qualcosa che entra nell'intimo delle persone. Rompendo quella pace a cui facevo riferimento prima. Così mi è venuto in mente di citare, sembra strano qui, Bergson, perché dice, perché l'universo è ordinato? Come può la regola imporsi sull'irregolarità? Come può la forma imporsi sulla materia? E qua dice la frase più bella di tutte, il disordine è semplicemente un ordine che non stai cercando. Stiamo cercando male. Tutto questo è ordinato. Non è la crudeltà umana, la schifezza dei giornalisti, non è la spasmodica ossessione per il profitto, no, è che il modello economico che abbiamo permesso di realizzarsi va in questa direzione. Peggio sei, più guadagno. Più viralizzi, meglio è per me. E viralizzare significa stare in superficie. È un esempio che io faccio spesso con i libri. I libri hanno un grandissimo spazio sui social, io ci credo molto e mi impegno, io ci sono nei social, mica li rifiuto, anzi, per me è un sogno poter condividere un libro, magari complesso, magari giornali in cui i giornali non ci hanno creduto, e con giornali intendo giornali più autorevoli, mi piace questa cosa. Ma perché raramente un libro viralizza? Semplice, se io posto una copertina e ne parlo, l'utente, che è il mio lettore, no? Che lo legge, che lo guarda, anche se mi vuol bene e ha fiducia in me, quel libro lo compra, lo legge, ha bisogno di tempo prima di fare un post, prima di condividere a sua volta quel libro e parlare agli amici. Lo deve sentire, deve iniziarlo a leggere. Quanto tempo è passato? Giorni, se non settimane. Fine. L'algoritmo già è perduto, fine, non stai più dentro il tritacarne. Mentre se io canto l'inno nazionale con un rutto, all'istante io vengo viralizzato. Non c'è tempo di ragionare. Oppure, senza fare questo, diciamo, l'esempio pecoreccio, oppure per esempio un'immagine che mi sconvolge. Aylan, il bambino morto sulla spiaggia siriano, allo stesso modo è una bomba virale. Perché lì non ho bisogno di pensare. Emozione.
il cervello rettile, la pancia. Abbiamo usato migliaia di metafore per descrivere quello stesso meccanismo. Mi toglie il tempo. Il tempo. Eric Schmidt, amministratore delegato di Google e adesso presidente del CDA, dice questa cosa è pazzesca. Se decidessimo di registrare tutte le comunicazioni umane dall'alba dei tempi al 2003, lui il calcolo l'ha fatto sul 2003, occuperebbero circa 5 milioni di gigabyte di spazio di memoria. Oggi creiamo quella quantità di dati in 2 giorni. L'intera storia dell'umanità, Google ha fatto il calcolo, che è bellissimo, mettendo dentro tutto. Ha messo dentro tutte le comunicazioni possibili. Immaginate, che ne so, tutta l'enciclopedia, tutta la biblioteca, volevo dire, britannica, tutte le comunicazioni possibili che sono state fatte, 5 milioni di gigabyte. Questa immagine è drammatica, sapete perché? Perché mostra che noi siamo condannati al presente. Ed è la stessa cosa che fa indignare quando si dice: ma come, tu la settimana scorsa, politico, avevi detto che non ti saresti mai alleato, neanche morto, con quel partito. Una settimana fa. Poi cos'è successo? In realtà non serve tenere memoria, perché la quantità di informazioni quotidiane che ti arrivano cancella ogni tipo di pensiero rivolto alla coerenza o rivolto a ciò che è accaduto prima. Siamo cattivi? No. Stupidi? Forse, ma non credo. Non c'è più tempo. Questa quantità di massa che si produce mi fa pensare a quanto non è più attuale 1985 di Orwell, dove, libro capolavoro, in realtà si parla di una tirannide che ci impedisce di scegliere i libri che vogliamo, di leggere giornali liberi, di ascoltare trasmissioni radiofoniche non manipolate dal potere. Quello è il Grande Fratello. Huxley invece, nel Nuovo Mondo, un altro romanzo magnifico, distopico, Huxley dice un'altra cosa. E dice: ci sarà un mondo dove ci saranno milioni di giornali, migliaia di stazioni radio, milioni di libri stampati, e una popolazione totalmente disinteressata a questo. Non importa più niente. Non gli importa nulla, perché è altro l'obiettivo. Il perenne presente. Il cercare, tra l'altro, di sopravvivere. E soprattutto il cercare di capire come poter compiacere alla comunità tua di riferimento. Come succede, è naturale, fa parte della caratteristica umana. Io voglio piacere ai miei amici, io voglio essere riconosciuto dalla mia famiglia, io voglio essere, secondo la mia inclinazione, riconosciuto. E qui c'è una frase che ho scelto di Pariser, che è il fondatore di Havas, che dice: per definizione, un mondo costruito a partire da quello che ci è familiare è un mondo nel quale non c'è niente da imparare. A un certo punto il web, che è un'invenzione straordinaria, unica, che ti permette di conoscere come null'altro, hai accesso a biblioteche, a comunità di competenze, non dimentichiamolo mai, c'è quello anche, d'improvviso ti diventa uno spazio dove non impari più niente. Perché? Perché esistono i filtri. Lui è l'autore di un libro bellissimo, si chiama Il Filtro. A un certo punto il sogno dei grandi produttori degli anni 80 televisivi si realizza, ma anche dei grandi editori: fare il giornale su misura, farti la televisione su misura. Quindi tu hai i filtri, sei un appassionato di scarpe, avrai solo libri sulle scarpe, serie sulle scarpe, informazioni sulle scarpe, baseball uguale, portatelo sulla politica, no? Guarderai soltanto siti conservatori, informazioni conservatori o al contrario progressisti, non uscirai mai dal tuo percorso, mai. Ti costruisci Netflix, tutte le piattaforme ti costruiscono su misura quello che vuoi. Perché? Perché vogliono che tu possa avere una vita più comoda, vogliono semplicemente sfruttare quello che sanno di te.
Quindi non mi importa sapere quello che potresti conoscere. Siccome so che ti piace il calcio, io da quella cosa voglio guadagnare il più possibile, in ogni istante, in ogni momento. E così un'altra volta siamo chiusi. Un'altra volta iniziamo a non conoscere. La TV generalista aveva un pregio nella sua contraddizione. Io ho avuto non so se la fortuna o sfortuna comunque di essere ancora, almeno all'inizio del mio percorso, in quella TV. Non so se vi ricordate, io mi ricordo questa cosa bambina, un giorno in una trasmissione di Raffaella Carrà, credo su Rai U, credo fosse Domenica In, dove si indovinavano, le telefonate erano per indovinare i ceci, la quantità di ceci in un enorme vaso di vetro trasparente, tu dovevi telefonare e dire nell'anfora ci sono 50.000 ceci, no? Bene, in questa trasmissione appare Jorge Luis Borges. Incredibile, viene portato da Raffaella Carrà a Borges. Viene portato ormai dalla moglie giovane, ormai completamente cieco, con quest'aria magnifica che Cortese racconta dicendo annusa l'aria, no? Teneva sempre la testa tirata su perché forse vedeva delle ombre. Borges accanto a Raffaella Carrà. Indignò tutti i suoi ammiratori, ma che c'entra? In realtà la Lef di Borges fu lettissimo perché un pezzo di mondo, per niente stupido, ma in realtà distratto e occupato da altro, incontrò questo magnifico vecchio, con questo argentino, quindi un castigliano perfetto, e ne rimase affascinato e andò a comprare un libro, complicato, probabilmente hanno lasciato a metà, ma quella era la prova regina che puoi contaminare. Che c'è una possibilità, prendo attenzione da chi non sta guardando in quella direzione. Probabilmente la parte maggiore sfumerà, ma un pezzo l'ho catturato, catturato non malignamente, cioè ho preso la sua curiosità. I filtri impediscono questo. Cerco in tutti i modi di farti andare delle strade conosciute perché sulle strade conosciute spendi più serenamente. E in meno tempo. Anche questo l'abbiamo permesso in totale tranquillità. Anzi, siccome ci risolve dei problemi, perché ci dà, se mi piacciono gli orologi, sono appassionato di orologi, io ricevo cose sugli orologi, bellissimo. Se mi piacciono i rinoceronti, ricevo cose, quindi non c'è un conto, ancora una volta, l'algoritmo non è cattivo. Ti piace il Rinascimento, ricevi tutte cose sul Rinascimento, cioè non importa il contenuto, ma mi sta ostruendo strade. E infatti, questo costituzionalista americano, Sustain, dice: credo sia una caratteristica molto tenace della natura umana che se vi circondate di persone con la vostra stessa mentalità, finirete per pensare versioni più estreme di quello che pensavate prima. E su questo ho un esempio molto potente, e cioè negli anni 50 un antropologo, Leon Festinger, studia una casalinga, Dorothy Martin. Questa casalinga sosteneva di scrivere sotto dettatura da una civiltà extraterrestre del pianeta Clarion. Aveva centinaia di seguaci che andavano a sentire le sue lezioni, vere e proprie lezioni, perché gli extraterrestri del pianeta Clarion le parlavano. A un certo punto gli extraterrestri di Clarion dichiarano alla signora Dorothy che il 21 dicembre del 55 Chicago sarebbe stata distrutta e gran parte dell'America devastata. I suoi seguaci vendono tutto, chi aveva piccole case, c'era anche un medico stimato di Chicago che portò moltissimi suoi pazienti a seguire questa signora. E lei tra l'altro assicurava, guardate che mi hanno detto i clarioniani, che ci verranno a salvare. Verranno con una navicella e ci prenderanno proprio la sera del 21. Teniamoci pronti. Tra l'altro dà un dettaglio che mi ha colpito quando ho letto la cosa, e cioè dice: toglietevi le cerniere perché il metallo crea problemi nelle navicelle.
Quindi questi staccano dai pantaloni, dalle felpe, le cerniere e tutto ciò che c'è di metallico. L'antropologo aspetta ovviamente il 21 dicembre, anche un po' gongolando. Il 21 dicembre arriva, c'è anche una bella giornata, quindi non succede niente. I clarioniani non vengono, Chicago non ha nessuna devastazione, l'apocalisse non è avvenuta. E a quel punto si aspetta che la signora Dorothy sia in qualche modo lasciata sola al suo delirio. Non avviene questo. Per niente. Aumentano i suoi seguaci. E inizia a ragionare. Questo è un caso scuola, avevi studiato in tutte le facoltà di antropologia del mondo. E pochissimi la abbandonarono. Ma perché? E qui teorizza Festinger dicendo: guardate, quando la realtà infrange così violentemente la nostra fede, è un dolore enorme. È un dolore enorme. Che noi possiamo risolvere solo credendo ancor più nella cosa in cui noi abbiamo fatto affidamento. E come conforti questa tua fede nel numero di persone che credono in quella cosa? Non conta più la realtà. E infatti loro facevano forza, diciamo i clarioniani, fedeli alla signora Dorothy, nel fatto che c'erano molte persone che ci avevano creduto, che ci credevano. E quindi questo era giusto. Questo li rendeva forti, la comunità che non trova necessario la conferma nella realtà delle proprie dottrine, della propria posizione. Si potrebbe estendere questo a tutto, no? Alle religioni, alle ideologie politiche, ma teniamolo nel contenitore del web, dei social soprattutto. Questo sta accadendo. Io inizio a credere sempre di più a delle cose, perché c'è un gruppo di persone che ci crede. E se quel gruppo di persone sono miei amici, è ancora più facile per me. Io inizio a sentirmi dalla parte della ragione perché un gruppo di persone, magari una maggioranza, sta sostenendo le tesi che io sostengo. E qui arrivo a un punto. C'è qualcuno che ha cercato tutto questo di boicottarlo? Sì, certo, c'è stato. C'è stato. E ogni qualvolta c'è il tentativo di far saltare tutto questo sistema, con tutto intendo dire, ci sono vere e proprie scelte di dissidenza, penso all'organizzazione Anonymous, per esempio, che ha fatto dell'hackeraggio politico importante. Quello che accade, è successo anche con Snowden, è quello che scrive Glenn Greenwald, che è successo anche a lui. Screditare il messaggio denigrando il messaggero è una vecchia tattica impiegata ai danni delle gole profonde e spesso funziona. E cioè, poi a un certo punto cosa succede? Che quando si inizia a raccontare quello che sta succedendo, se io non posso attaccare il valore di ciò che tu affermi, se io non posso smontare la tua argomentazione, non posso inverare i tuoi dati, attacco te. Storia vecchia, vecchissima, ma oggi può essere fatta ad una velocità incredibile. Vi faccio un esempio semplicissimo, me lo ripeto sempre nella testa. Non so se voi lo ricorderete, ma Pierpaolo Pasolini è stato processato per rapina a mano armata. Rapina a mano, tra le mille accuse che ha ricevuto nella sua vita, Pierpaolo Pasolini viene processato per rapina a mano armata con una pistola d'oro. Pensate che cazzata. Un benzinaio, due benzinai, cioè un benzinaio insieme al figlio e credo a un collaboratore, denuncia la cosa. Non verrà assolto a formula piena. Viene assolto per insufficienza di prove. Ma quella storia fu ripresa, chiaramente finta, fu ripresa dal Borghese, dalla Notte, giornali che qualcuno ricorderà essere i giornali dell'estrema destra, equivalente di molti giornali, insomma, di molti organi che ci sono anche oggi. Ma attenzione,
Gli organi che ci sono oggi, entrando dentro al web e dentro l'online, riescono a spammare questa merda ad una velocità che prima quei giornali non riuscivano. E perché non riuscivano? Perché dovevano dimostrare coi fatti di meritare l'attenzione, un'attenzione più seria, non ideologica, non gossipara. Invece adesso non devi dimostrare niente, hai la stessa attenzione, ti arriva sullo stesso telefono l'informazione cialtrona e l'informazione autorevole. E quindi distruggere la reputazione di una persona è istantaneo. Vince chi la reputazione non ce l'ha. I chiavici, si dicono nel mio paese. Se sei un chiavico, non hai nulla da temere. Se sei una persona per bene, che non significa essere una persona che vive nella luce della purezza, a quel punto tu sei rovinabile in ogni istante. È la storia che mi piace citare quando uso questa frase di Christophe, e cioè: negli anni tra il 2011 e il 2015 sono morti più americani uccisi da armi americane, considerando anche i suicidi, di quanti ne siano morti nelle guerre di Corea, Vietnam, Afghanistan e Iraq prese insieme. Più americani uccisi da armi prodotte dagli americani sul suolo americano che morti in guerra. Non c'è stato un solo politico, un solo imprenditore che finanzia armi, campagne sull'armamento individuale, che sia stato incriminato, che sia stato dossierato, che sia stato solo elemento di discussione negativa, intendo dire campagne di attacco. No, nulla. Quello che accade è che, forse lo ricorderete, Elio Spitzer, ve lo ricordate Spitzer? Era un procuratore di New York, ebreo, particolarmente geniale nelle indagini, riesce a distruggere la famiglia genovese, mafiosa italo-americana, potentissima in quegli anni, sta mettendo le mani su tutte quelle alleanze tra agenzie di rating e banche, gruppi, blocchi finanziari che hanno speculato sui derivati, sostanzialmente che sapevano che quei mutui che loro andavano a vendere erano farlocchi, finti, non sarebbero mai stati pagati. Lo sapevano. E nonostante tutto continuavano la compravendita di questi derivati marci. Bene, Spitzer ci sta riuscendo. Alle prove. Ha messo le mani, perché la democrazia americana lo permette, su queste speculazioni quando esce il nome di una prostituta con cui è andato. Gli si distrugge la famiglia, gli distrugge la reputazione, Spitzer svanisce in meno di una settimana. Spitzer non ha armato nessuno, Spitzer non ha fatto parte di nessun progetto che ha portato milioni di morti, nulla di tutto questo, eppure ha dovuto rispondere di un errore, chiaramente, di una contraddizione, chiaramente, ma nulla rispetto a questo. Eppure il puritanesimo, lo dice sempre Bifo, che sta devastando le vite anche della sinistra, per cui aver fatto una cosa del genere è peggio di aver finanziato un'azienda o preso soldi da un'azienda che fa armi, o finanziato o preso soldi da un'azienda che saccheggia la privacy di milioni di persone, o, come Snowden ha dimostrato con i documenti, non ha inventato nulla, un governo che ha messo sotto osservazione tutti, il che non significa che ogni persona è stata ascoltata, ma registrata sì. Eppure, che schifo, ma come? Un giudice che fa una cosa del genere, ma che schifo è? È normale, no? Ci viene, probabilmente anche in buona fede. Ma com'è possibile che siamo arrivati a questo? A questo moralismo idiota di pensare che un errore del genere... Ovviamente tutti i giornali, subito, chi è che non va a mangiare in un piatto così facile da comunicare? Provate a comunicare quante sono le ramificazioni delle aziende che evadono. Le aziende che pagano il 5% di tasse a Malta, o stanno in Lussemburgo e Liechtenstein. Complicato, vi devo chiedere almeno 2 ore del vostro tempo per raccontarvi come voi pagate il 60 e loro pagano il 5. Invece quanto è più facile dire: ah, chi? Spitzer che sta indagando su di loro, è un po' a puttane. Basta, già vi fa schifo, già non vi interessa più, già vi sembra un debole,
Nella migliore delle ipotesi. O vi è simpatico non più per quello che ha fatto, ma magari perché è andato con la signorina. Però vi rendete conto che questa situazione è una situazione drammatica, probabilmente irrecuperabile. E, ultimi due passaggi, questa cosa che scrivono Aronowitz e Cutler è interessantissima. Gli standard di vita non sono andati migliorando. Ci avevano promesso che la vita sarebbe stata diversa, no? Il tempo libero non è migliorato in qualità né in quantità. Lo stress e le sue manifestazioni sono evidenti e il radioso futuro che avevamo progettato sta rapidamente collassando. Mio nonno era convinto che sarebbe stata migliore la vita dei suoi nipoti, non è così? Più diritti, più tempo libero, più solidarietà tra persone, maggiore pace. Nulla di tutto questo è vero. Nulla di tutto questo è vero. Il meccanismo innescato da questo tipo, diciamo, di economia fondata esclusivamente sulla competizione, fotti prima di essere fottuto, e soprattutto sul merito, direte no, ma magari sul merito. E invece no, io insisto sul merito, ma chi dà i parametri del merito? Vi racconto cos'è il merito negli Stati Uniti, io che insegno alle università americane. Il merito è dire sempre cerca di mettere tutti contro tutti, perché deve emergere chi è più forte. Deve emergere chi non gliene frega nulla, vuole studiare per fregare gli altri, per essere lui riconosciuto l'unico più bravo della classe. Questo è il merito, spesso. Non è per fortuna sempre ovunque così, grazie al cielo. Ma quando loro fanno questa riflessione, tra l'altro la fanno negli anni 90, si sono accorti che più si sta in questo modo, più si lavora, sempre di più, non si stacca mai, sempre di più, sempre di più. La crisi del libro non nasce perché il libro elettronico è arrivato, ma per niente, anzi, quello sempre libro è. Io ormai leggo tantissimo Kindle, avendo sempre meno spazi dove tenere i libri, ma la crisi del libro nasce anche perché non c'è più tempo per il libro. Nel bagno avevi il libro e adesso lo smartphone, in aereo avevi il libro e adesso lo smartphone, a letto avevi il libro e adesso lo smartphone, in treno avevi il libro e adesso lo smartphone. Ti stanno prendendo il tempo, tu è l'unica cosa che non puoi comprare, il tempo. Te l'hanno preso, bam, catturato. E riguardo questo, la riflessione l'ho portata perché il nuovo razzismo che nasce dentro il web, i social network, il razzismo bianco, è un razzismo profondamente diverso da quello che avevamo visto nell'Europa degli anni 30 e persino di quello che avevamo visto negli stati del sud degli Stati Uniti al tempo delle lotte delle Pantere Nere o di Luther King o di Malcolm X. Quel razzismo era il razzismo di una etnia che si definiva razza, le razze non esistono, ovviamente esiste solo una, la razza umana, ma diciamo, loro che credevano di appartenere a una razza si sentivano forti, potenti e quindi in diritto di poter imporre il loro modello, di organizzare la vita. Oggi è esattamente il contrario, ti senti minoritario? Povero, brutto, brutto. Guardate, questo non è un dettaglio da poco. Bianchiccio, sovrappeso, messo male rispetto ai corpi scolpiti. Guardate quante volte nell'idiozia degli attacchi leghisti, per esempio, ai migranti, c'era, ma guardate che corpi, ma questi sarebbero i morti di fame. Guardate, lì dentro c'era un'enorme invidia, chiaramente, profondamente, ma è vero. E quindi quando c'è questa riflessione, arriva una riflessione di dire, guardate, qua questi hanno paura, non hanno più niente. Credevano di avere un futuro radioso, si sono trovati con niente e appoggiano Trump credendo di avere un riscatto. Appoggiano Trump gli stessi che magari credevano nei sindacati, nella possibilità della tutela del lavoro, a un certo punto vogliono solo rovesciare il tavolo, succede anche qui. Non gli importa, non mi frega il programma. Io voglio andare solo contro chi mi aveva promesso un futuro migliore e oggi non ho più nulla. Questo dentro un meccanismo dove non sembra esistere più la possibilità di credere in un riscatto. Perché se io parlo di solidarietà, amicizia, empatia, c'è subito, vabbè, dai, ma che cazzo. Buonista, ma dai, ma davvero ci credi? C'è una scena magnifica di un film che se non l'avete visto vi prego di andare a vedere, si chiama Vice, è la storia di Dick Cheney, costruita in maniera veramente grandiosa,
grandiosa. E c'è il giovane Dick Cheney, sostanzialmente il nulla, un uomo senza qualità. Proprio mi viene da citare Musini in questo senso, cioè un uomo senza qualità, che riesce a diventare l'uomo più potente della Terra, perché tra l'altro era dietro Bush, che nel film è visto un vuoto pneumatico completo, e più innocuo di Dick Cheney nella narrazione del film, intendo. Dick Cheney è assistente di Rumsfeld, è giovane, la moglie l'ha portato via, lui è unitissimo, la famiglia, un tutt'uno con la sua famiglia, ma morto le sue figlie, e è diventato assistente di Rumsfeld, ferocissimo, un lupo dei reputati repubblicani. E c'è questa scena che non dimenticherò mai, dove Rumsfeld gli dice una cosa, poi pubblicamente, dopo un'ora da quell'accordo, dice il contrario. Al che Rumsfeld sta tornando in ufficio e Cheney dice: scusa, scusa, ma aspetta, avevi detto una cosa prima quando stavo mangiando, poi hai detto il contrario. Chiariscimi, noi in cosa crediamo? Rumsfeld lo guarda e fa: che? Cosa? Noi in cosa crediamo? Ride e se ne va in stanza. Ma cosa credi? Non credi in niente. In niente. È la garanzia di successo non credere in niente. Perché al momento ti prendi ciò che ti serve per vincere, per guadagnare, per essere qualcuno. Al momento. Poi cambi, poi cambi, poi cambi, poi cambi, poi cambi. Ecco cos'è questo, è l'algoritmo. Cerchi di compiacere e soprattutto cerchi di vincere. In questa situazione, in una dinamica del genere, accade questo, la delusione. Ma come? Dovevamo vivere in un mondo più libero? Ma come? Internet ci doveva dare la garanzia di libertà e di lavoro? E invece cosa ci sta generando? Ora, e chiudo. Sembra, anzi lo è, una situazione profondamente fosca, ma noi abbiamo una speranza. La speranza di conoscere queste cose. E anche questo ha sempre guidato, diciamo, la mia scelta di scrivere o di discutere, di condividere. Cioè, quando mi si diceva, ma guardi sempre la ferita, ma come, non guardi mai il cielo azzurro della tua città, guardi le contraddizioni e i dolori. Ma sembri non avere speranza. No, è tutt'altro. La speranza risiede nel poter discutere di questo. Perché, lo dice Greenwald, lo dice fortemente, lui massacrato mediaticamente in tutti i modi. Pensate che quando Greenwald fa uscire la storia di Snowden, esce di tutto. Esce che una sua società, quando era ragazzo, aveva partecipato a una produzione di film per adulti gay. Esce che nel suo appartamento l'avevano denunciato perché il suo cane era sovrappeso. Cioè, vi giuro, è successo anche questo. E quindi una persona che ha passato, ha visto ogni titolo possibile e immaginabile, no? Però lui dice, se illumini l'oscurità, lì risiede tutta la speranza. Nulla è perduto. Se tu di questo ne stai parlando, hai individuato gli snodi. E noi come Europa possiamo moltissimo. Snowden nell'intervista me lo dice. Tutta la tecnologia è su base americana. I cavi sono americani. Internet come oggi è americana. L'ultima grande invenzione, ovviamente ce ne sono state migliaia, parlo di macro invenzioni europee, il motore a scoppio, l'hanno fatto tra l'altro due italiani di Lucca. Ma può essere, PayPal è loro, Mac è loro, Microsoft è loro, Internet è loro. Questo ha creato uno spazio, uno spartiacque. Snowden stesso lo dice, a un certo punto non c'è un social europeo, con regole europee diverse dal saccheggio, per esempio, della privacy. Non batti Google o Apple vietando, bloccando, boicottando, no, batti facendone meglio, costruendo un prodotto migliore, costruendo una democrazia diversa. Se questo non lo fai, vince questo modello. Ma il solo poter illuminare tutto questo, quando Snowden pubblica queste prove, chiede di poter essere accolto, perché in quegli anni gli Stati Uniti, ancora oggi in realtà, lo vogliono prendere, lo vogliono portare via, c'era anche un progetto di omicidio che lui ha svelato. Chiede a tutti, chiede a Città del Vaticano, chiede alla Francia, chiede alla Germania, chiede all'Italia, chiede all'Islanda, nessuno lo prende. Ovviamente lo prende la Russia, che non è, la prima domanda della mia intervista, non è un paese che rispetta la privacy, non è un paese democratico, tutt'altro. E lui vive una contraddizione atroce, lui stesso dice non mi fa piacere, non ho alternative.
La tesi americana, che lui smentisce, però solo lui smentisce, cioè la sua versione, la tesi americana è che lui ha dato comunque i documenti che ha pubblicato, li ha dati anche a Putin, magari una parte, questa è l'accusa, in cambio è stato accolto. Spero che non sia così. Fatto sta che vive questa contraddizione. Ma lui ha detto di aver svelato le informazioni della sicurezza della CIA perché credeva nella democrazia americana. Perché credeva, imparando dai videogame, che un solo uomo può combattere tanti nemici, come nei videogame. Credeva che il principio più importante fosse la sicurezza degli individui, e la sicurezza e la privacy, la possibilità che ha ogni essere umano di conservare la sua vita intatta, non manipolata, non assediata, non ricattata. E chiudo questa serata proprio con la sua frase, perché sta a noi, sta a noi. Edward dice questo: il vero valore di una persona non si misura dalle cose in cui sostiene di credere, ma da che cosa è disposta a fare per proteggerle. Ci rimane probabilmente questo: cosa siamo disposti nelle nostre vite a fare per proteggere veramente i valori in cui crediamo, per proteggere veramente la libertà che ci sembra così fondamentale per dare senso alle nostre vite. Grazie assai. Grazie. Parlavo tanto. Grazie. Grazie a sei. Grazie.